Come sempre, come ogni anno, l'Agenzia Prevenzione della Cecità, IAPB Onlus Italia, promuove la Giornata Mondiale della Vista, che ricade il secondo giovedì di ottobre. Anche quest'anno, sia come Unione Italiana Ciechi che collaboriamo insieme al Comitato Provinciale IAPB, siamo qui proprio per promuovere la prevenzione e far capire l'utilità e l'importanza di prevenire le malattie oculari. Domani saremo presso la struttura che il Comune gentilmente ci ha dato in comodato d'uso gratuito insieme all'associazione AIDE e ANALA, dove andremo a visitare le persone che ne hanno fatto già richieste e abbiamo già un elenco di prenotati. La struttura è ubicata a Spine Bianche. Le patologie più ricorrenti che risentono della prevenzione sono quelle che sono anche tutto sommato più comuni. Il glaucoma, che è una patologia silente che non dà sintomatologia, che per il suo riconoscimento necessita di una visita oculistica, la misurazione della pressione oculare, altrimenti non dà nessuna sintomatologia. Quindi questa è la patologia più importante che porta a cecità se non diagnosticata in maniera precoce. Altre patologie sono quelle della maculopatia, dove sicuramente ci sono dei trattamenti che possono essere diciamo meno efficaci, quelli del glaucoma, però anche questo è importante riconoscerle in maniera molto, molto precoce. Le altre patologie della vista, di solito, tranne che l'ambliopia per quanto riguarda i bambini, per cui è necessario a tutti i bambini fare una visita oculistica fra i 3 anni e mezzo e i 4 anni, perché ci sono delle patologie refrattive, delle patologie per cui il bambino ha bisogno di occhiali, che se non trattate in tempo possono portare all'ambliopia, cioè possono portare a questa riduzione del visus che anche corretto successivamente, dopo i 6 anni, non sarà più possibile correggerle.